al seggio con la mascherina, obbligatoria quest'anno per poter votare. Percorsi segnati sul pavimento, fondamentale mantenere la distanza di un metro dagli altri, due quando ci viene chiesto di abbassare la mascherina per l'identificazione. Mani igienizzate più volte all'ingresso, prima di prendere la scheda e la matita e dopo aver ritirato i documenti. Anche le matite vengono sanificate. L'elettore dovrà inserire personalmente la scheda nell'urna, unica eccezione per le suppletive al Senato in Sardegna e Veneto. Il presidente del seggio deve rimuovere il tagliando antifrode, la scheda gli va consegnata e sarà lui a inserirla nell'urna. Per gli anziani e le persone con fragilità ci sono delle corsie preferenziali al seggio? Sono stati invitati i sindaci a prevedere delle iniziative per facilitare e agevolare il percorso e l'accesso ai seggi per la popolazione più anziana degli elettori o comunque per le persone con maggiore fragilità. Niente termoscanner ai seggi, l'appello quindi è a senso di responsabilità. Si resta a casa con più di 37,5 di febbre o con sintomi influenzali. Possibile il voto a domicilio per chi è in quarantena e ne ha fatto richiesta al sindaco. Seggi speciali anche negli ospedali.